Quanti conflitti avete vissuto voi con i vostri genitori, con vostra madre, con vostro padre? Quante volte avete litigato con lui? Oppure avete cercato in qualche modo di rifarvi una vita? Oppure cercare la vostra identità, che fosse la vostra, diversa da quella dei vostri genitori? Quante volte avete vissuto di conflitto? Quante volte avete cercato di scappare dalla vostra famiglia? Bene, sappiate che la storia che sto per raccontarvi oggi è la storia di una figlia e di un padre. È la storia di una figlia che cerca per tutta la sua vita la sua identità e soprattutto di scappare da un cognome molto importante, perché suo padre era un padre troppo pesante, Iosif Stalin, sua figlia Svetlana Stalina. La storia di come Svetlana, dalla morte di suo padre, cercò in ogni modo di liberarsi di quel cognome, ma forse non fu così semplice liberarsene. Marzo 1953, Mosca. Iosif Stalin giace nel suo letto in fin di vita. È stato coperto da un lenzuolo bianco. Non è ancora morto. Una violenta emorragia cerebrale lo ha colpito. Intorno a lui ci sono i suoi medici. E poi c'è una ragazza che è sua figlia, Svetlana, la figlia prediletta di Stalin. Svetlana lo guarda. Guarda i medici, vede per la prima volta il corpo di suo padre, che nonostante l'età e quella sua condizione particolarmente grave, mostra ancora una forma fisica molto vigorosa. I suoi baffi sono lì, come sempre, che dimostrano la sua forza e il suo potere, nonostante sia steso in un letto in fin di vita. Svetlana però pensa a tutto quello che ha vissuto con quel padre, e non sa quello che adesso l'aspetta. Lo sguardo di Svetlana si concentra sul petto di suo padre. Fa molta fatica a respirare. Lei è lì, da molte ore che lo sta vegliando. È l'unica figlia di Stalin presente in quelle ultime ore di vita. Suo padre respira a fatica. Ad un certo punto un movimento la colpisce. Suo padre spalanca gli occhi e alza il braccio, come a indicare qualcuno, come a dire qualcosa, ma quello è l'ultimo gesto ed è l'ultimo respiro di Iosif Stalin. Svetlana assiste così alla morte di suo padre. Io sono Ture Magro e questo è il mio canale, dove ogni settimana racconto storie, storie vere. Se anche tu ami le storie, sei nel posto giusto. Iscriviti al canale proprio qui giù, attiva la campanella, così potrai seguire tutti i racconti che trovi all'interno di questo canale. La storia che ti racconto oggi è la storia di Svetlana Stalina. Ma come sempre, facciamo un piccolo passo indietro e partiamo dall'inizio. Chi è Svetlana Stalina, la figlia prediletta di Stalin? Svetlana nasce il 28 febbraio 1926 da Nadezhda Alleluieva e da Iosif Stalin. Nadezhda è la seconda moglie di Stalin. Svetlana sarà l'unica figlia femmina della famiglia Stalin. Stalin aveva avuto un altro matrimonio precedentemente, un matrimonio che era durato soltanto 13 mesi. Era nato un figlio che si chiamava Yakov, un figlio che fu l'unico figlio di questa prima coppia, Stalin e sua moglie, la prima moglie che muore giovanissima, un matrimonio molto voluto da Stalin, un amore molto sofferto, perché nel momento in cui morirà questa ragazza, Stalin soffrirà moltissimo. Qualcuno dice che da lì inizierà il suo vero e proprio cambiamento, il cambiamento nella mente di quell'uomo. Durante il funerale della prima moglie si getterà nella fossa, sulla bara, ci vorranno molti uomini per tirarlo su. Questo è l'inizio di una storia che adesso vi racconto. Il secondo matrimonio invece è con Nadezhda Alleluieva. Avrà due figli da Nadezhda, due figli che saranno Svetlana e Vasily. Anche la seconda moglie di Stalin morirà. Morirà suicida. Intorno a questa morte ci sono varie ipotesi e ricostruzioni. L'ipotesi è che la moglie soffrisse di violenti e continui attacchi di mal di testa, a tal punto, si dice, da portarla al suicidio.
ma Svetlana racconterà che il rapporto tra suo padre e sua madre fosse un rapporto molto conflittuale, soprattutto che sua madre non riuscisse a tollerare la politica brutale di Stalin, a tal punto che quella modalità e quella politica e quella sua attitudine violenta l'avesse portata ad un vero e proprio crollo emotivo, a tal punto da suicidarsi. E poi c'è una terza ricostruzione. Quel giorno al Cremlino si stava svolgendo un grande banchetto in onore dell'anniversario della rivoluzione. Stalin è lì insieme a tantissime altre persone, ovviamente c'è anche sua moglie che Stalin comincia in qualche modo a trattar male, a urlare contro di lei. Dicono che getterà addosso a sua moglie delle cicche di sigarette. Si raccontano molte storie intorno a quella sera e a quell'accaduto. Quello che in verità accadde ad un certo punto è che lei decise di ritirarsi nelle sue stanze. Solo molte ore dopo chiamerà gli ufficiali per chiedere dove fosse suo marito e le diranno che suo marito è andato nella dacia fuori Mosca, la dacia nella quale passava spesso molte settimane da solo Stalin. Lui stava lì con un'altra donna. La mattina seguente troveranno Nadezhda suicida. Nadezhda fu ritrovata morta, si era sparata un colpo di rivoltella. Svetlana, sua figlia, verrà a sapere molti anni dopo quale fu la vera causa della morte di sua madre. Suo padre le disse semplicemente che era morta per un attacco di appendicite acuta. Questa fu la causa della morte che Stalin decise di raccontare a sua figlia, ma fu soltanto la prima delle moltissime notizie false sulla sua adolescenza, sulla sua vita che Svetlana scoprirà nel tempo. Una storia che ad un certo punto per Svetlana sarà davvero difficile da ricostruire, una storia che lei cercherà di riscrivere, ma una storia così è davvero complicatissimo ricostruirla. Quali siano stati i veri motivi che portarono al suicidio della donna non lo sapremo mai. È certo che da quel momento in avanti il padre di Svetlana, Stalin, si chiuderà sempre di più in se stesso, a tal punto da dimenticarsi dei suoi due figli maschi. La sua attenzione verrà dedicata in maniera ossessiva soltanto a lei, a Svetlana. Pensate che il suo primo figlio, Yakov, lo conoscerà soltanto quando lui avrà 13 anni. Non gli importerà mai tanto di quel ragazzo, che tra l'altro soffrirà spesso di una forte depressione. Era un ragazzo molto sensibile, ma nonostante questo, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Stalin deciderà di mandarlo in guerra. Verrà catturato dai tedeschi. Tedeschi che nel momento in cui si ritrovarono tra le mani il figlio di Stalin, decidettero di raccontare al mondo intero di quella vera e propria conquista. Hitler cercò di scambiare il figlio di Stalin con alcuni generali, i suoi migliori generali, e Stalin gli rispose in maniera netta che quel figlio non lo voleva indietro perché non si era mai visto scambiare un tenente per dei generali. Anche la storia di Yakov avrà una fine tragica. I tedeschi non lo libereranno e lo rinchiuderanno in un campo di concentramento e dopo alcuni anni, nel 1944, deciderà di lanciarsi contro la rete elettrificata e suicidarsi. E se la vita di Yakov termina su quel reticolato elettrificato in un campo di concentramento tedesco, l'altro figlio, Vassili, avrà una vita altrettanto tormentata. Era capo del distretto dell'aeronautica militare di Mosca, beveva molto, era un alcolizzato. Ad un certo punto, dopo un grande banchetto nel quale si ubriacò a tal punto che suo padre decidette di licenziarlo e rimuoverlo da quel ruolo che gli aveva dato, quel ragazzo continuò a bere talmente tanto che morì ad un certo punto con una gravissima e forte infezione causata proprio dall'alcol. Come è facile immaginare, l'aria che si respirava a casa Stalin non era certamente un'aria serena. Questo rapporto così conflittuale con i suoi due figli maschi avevano portato quei due ragazzi ad una fine tremenda. Invece era molto diverso il rapporto che lui aveva con la sua figlia prediletta, con Svetlana, con la quale passava moltissimo tempo, sin da quando lei era bambina.
libri che le regalava, cartoline che le inviava, scarabocchi, disegni e molto altro, piccoli regali che nascondeva tra le pagine dei libri, piccoli disegni che lasciava tra una pagina e l'altra del libro che le regalava. E poi, oltre a questo, trascorreva molto tempo nella dacia di campagna con sua figlia. Svetlana passava diverso tempo con suo padre, si prendeva gioco di Stalin, nonostante lui fosse il capo del Cremlino, a lei questo non importava. E a Stalin piaceva questo rapporto con la figlia, un rapporto che all'inizio era un rapporto molto sereno, molto particolare, un rapporto tra un padre e una figlia, un padre che si dedica a sua figlia, raccontava a sua figlia di lui, della sua infanzia, della sua adolescenza, del rapporto tra Stalin e sua madre, ma di lui in realtà pubblicamente si sapeva molto poco, si sapeva soltanto che lui era georgiano, ma alla figlia raccontava molte cose in più. Ma quando Svetlana chiedeva della sua famiglia, della famiglia Stalin, allora lì calava il silenzio, quel silenzio che spesso Stalin usava per prendere tempo e per terrorizzare le persone che lui aveva davanti. In quel caso lo faceva con sua figlia, ma quei silenzi spaventavano spesso centinaia di persone. Svetlana cresce tra le mura del Cremlino, prigioniera di quel luogo, in mezzo praticamente agli uomini più influenti del suo paese. Immaginate una bambina come tante altre che però è seduta sulle gambe di Beria, che gli racconta delle filastrocche, oppure le insegna delle canzoni, o Zhdanov, oppure Khrushchev, lo stesso Khrushchev che racconterà del suo rapporto, del rapporto che Svetlana aveva con Stalin. E poi c'era lui, suo padre, che con quei modi rozzi e difficili le dimostrava a modo suo il suo affetto. Fu proprio Khrushchev che con delle parole molto precise racconta qual era in qualche modo la sua visione di quel rapporto tra i due. Lui le voleva bene, ma dimostrava la sua tenerezza come può farlo un gatto con un topo. L'ha traumatizzata da bambina, poi da adolescente, poi da donna già madre, e pian piano, sempre più evidente, apparve quella che Svetlana poi sarà da grande, una donna con dei forti disturbi psichici. Queste erano le parole di Nikita Khrushchev. Comprendere il punto di partenza, da dove nascono i turbamenti psichici di Svetlana Stalina, non è molto difficile, data la situazione e la storia che vi sto raccontando. Ma qualcosa si può ricercare in una storia che è una sua grande storia d'amore, il primo vero amore di Svetlana Stalina. Il suo primo vero amore fu Alexei Kepler, un regista ebreo, di cui lei si innamorò perdutamente, un ragazzo di 20 anni. I due si amavano, un amore vero, un amore corrisposto, ma questo amore non era per niente accettato dall'uomo d'acciaio che era Stalin. Suo padre non apprezzava, non amava per niente quel ragazzo. Ad un certo punto, infatti, nonostante Svetlana decise di proseguire in quella storia, di non ascoltare suo padre e di decidere di amare quell'uomo nonostante tutto e nonostante il potere di suo padre, ad un certo punto Alexei scompare. Alexei però non scompare per sua scelta, viene condannato a 5 anni di esilio per sovversione antisovietica. Qualche anno dopo Svetlana si innamora di nuovo, questa volta è un suo compagno di università. A Stalin non piace, ma lei va avanti, si sposa e avrà un figlio con lui, un figlio che decideranno di chiamare Iosif in onore di Stalin. Il matrimonio però durerà molto poco e qualche tempo dopo si innamora di Zhdanov, figlio di uno strettissimo collaboratore di Stalin. Anche questo matrimonio, dal quale nascerà Ekaterina, durerà molto poco e a questo punto Svetlana si troverà a vivere da sola con suo figlio e con sua figlia. Adesso torniamo insieme in quella stanza. Svetlana è davanti al letto sul quale giace suo padre. Ci sono diverse persone intorno a quel corpo. Svetlana adesso sa che suo padre è morto. Il punto di riferimento della sua vita non c'è più. Svetlana a questo punto fa un passo indietro, si volta ed esce da quella stanza, sapendo che da quel momento in avanti
un capitolo della sua vita si è concluso e se ne apre un altro. Da quel momento in avanti inizia la nuova vita di Svetlana, ma non sarà così semplice. Da quel momento in avanti la ragazza che era cresciuta all'interno di quel castello dorato inizia a fare le prime scoperte, scoperte atroci e dolorose. Scopre il volto pubblico di Stalin, scopre la repressione, culto della personalità, scopre i crimini tremendi di cui si è macchiato, scopre milioni di morti. Da quel momento in avanti per quella ragazza inizia un vero e proprio rifiuto, depressione, cerca in ogni modo di liberarsi di quell'uomo che è rimasto dentro di lei, suo padre, e inizia dal cognome, decide di non utilizzare più il cognome di suo padre e prendere nuovamente il cognome di sua madre. Si chiamerà da questo momento in avanti Svetlana Alleluieva, come sua madre. Quel dolore, quel rifiuto, quella depressione sono soltanto l'inizio di una storia dolorosa e tremenda che è una vera e propria fuga, la fuga di una donna che cercherà in ogni modo di scappare, scappare da qualcuno di troppo ingombrante che era suo padre. Adesso lei cercherà in ogni modo di fuggire da tutto quello. Non sarà per niente facile. È il 1963, viene ricoverata a causa di un grave problema respiratorio ed è lì che incontra un altro uomo che sarà l'amore della sua vita. Ma si sa, gli amori di Svetlana non durano molto. Si chiama Brijesh, l'uomo è un comunista indiano di cui si innamora Svetlana, ma questo amore dura molto poco perché Brijesh muore pochi mesi dopo. Questo getta nello sconforto Svetlana, è come dire la goccia che fa traboccare il vaso. In quel momento Svetlana decide di fare un passo molto importante, decide di fuggire dall'Unione Sovietica, lascia suo figlio, lascia sua figlia, abbandona i suoi figli e scappa. E da quel momento in avanti Svetlana inizia a vivere negli Stati Uniti d'America. L'arrivo di Svetlana negli Stati Uniti d'America è una vera e propria notizia. Arriva la figlia di Stalin. Giornali e non soltanto iniziano ad accogliere e a raccontare la presenza di quella donna. Da quel momento in avanti inizia la nuova vita di Svetlana, ma anche lì non sarà molto semplice per lei abbandonare quel cognome tanto importante. Adesso porta il cognome di sua madre, ma l'ombra dell'uomo che è stato Stalin non è un'ombra tanto semplice da cancellare. Negli Stati Uniti conosce un architetto, si sposa con lui e avrà la sua terza figlia. È così che cerca di ricominciare la sua nuova vita. I giornali continuano a parlare di lei. L'alta borghesia americana la accoglie tra le sue fila. E se prima, la prima parte della sua vita, fino a quel 1963, è stata una vita imprigionata in un castello, quel castello che l'ha rinchiusa fino al giorno della morte di suo padre, quel marzo 1953, in quel castello che era il Cremlino, ed è stata una vita da prigioniera, prigioniera dorata, gli Stati Uniti sono un altro paese nel quale lei sarà prigioniera. Infatti, le sue parole sono queste. Mi ritrovavo nelle mani di uomini d'affari, avvocati, politici, giornalisti ed editori che avevano trasformato il nome di mio padre e la mia vita in una merce sensazionale. Ero diventata il cagnolino ammaestrato preferito dalla CIA e da chi era arrivato addirittura al punto di dirmi che cosa e come dovevo scrivere. Queste parole raccontano molto bene quale fu la vita di Svetlana Stalina o Svetlana Alleluieva negli Stati Uniti d'America dopo la morte di Stalin. A quel punto decide di lasciare gli Stati Uniti, di riallacciare i suoi rapporti con i figli a Mosca, figli che non ne vogliono sapere di lei. Lei torna a Mosca, ma anche lì, dopo un po' di tempo, non riesce più a stare. Chiederà di poter lasciare nuovamente l'Unione Sovietica per trasferirsi in Georgia. Permesso che le verrà subito concesso. Svetlana trascorre gli ultimi anni della sua vita tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, dove ad un certo punto morirà nel 2011 a causa di un tumore al colon. E adesso torniamo di nuovo all'interno di quella stanza nella quale giace Stalin. Adesso sua figlia gli ha voltato le spalle ed è uscita da quella stanza perché vuole iniziare una nuova vita. Cambierà cognome,
viaggerà negli Stati Uniti, in Inghilterra, non sarà assolutamente semplice dimenticare e soprattutto beffare il destino. Non basta cambiare cognome per lasciarsi alle spalle una vita complicata e un cognome tanto importante, un cognome che il mondo intero le ricorderà sempre. Svetlana Stalina morirà in una casa di cura in quell'anno 2011. E se avete ascoltato questa storia fino a qui, io vi ringrazio. È stato un piacere raccontare per voi. Lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo racconto. Ciao!